Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ci ritroviamo in occasione della conferenza stampa prepartita della prima giornata di campionato 2022-2023, appuntamento domani alle 20.30 per Foggia Latina. Possiamo iniziare con le domande a mister Boscaglia. Buongiorno mister Mario Schino. Buongiorno. Si sente? Mario Schino, Edicola del Sud. Allora mister, un po' ci fa un po' il sunto di questo precampionato. Soprattutto se la squadra a livello di squadra ritiene soddisfatta o c'è ancora molto da lavorare? No, sicuramente c'è ancora molto da lavorare, soprattutto perché molti giocatori, 5-6 giocatori, sono arrivati negli ultimi giorni. Quindi tutto quello che di buono comunque abbiamo fatto in precampionato, il ritiro rimane. Ma dobbiamo considerare una cosa molto importante, che credo che in Serie C, almeno nel nostro girone, siamo la squadra che ha cambiato di più giocatori. Quindi sono 18 giocatori nuovi e molti sono arrivati soprattutto nelle ultime settimane, se non addirittura nell'ultima settimana, e quindi dobbiamo essere bravi adesso a integrarli prima possibile con l'aiuto dei compagni, dello staff, e dobbiamo essere bravi a metterli dentro, diciamo centellinando anche alcune situazioni, soprattutto sotto l'aspetto fisico, perché alcuni giocatori non si sono allenati, diciamo, con squadre, si sono allenati da soli o comunque erano fuori rosa in alcune società. Quindi essere oggi bravi soprattutto dal punto di vista fisico a integrarli, e poi dal punto di vista naturalmente tattico, perché ci sono quelli che hanno lavorato sin dall'inizio con noi, che naturalmente sono molto molto più avanti. Soddisfatto della campagna acquisti del Foggia? Sono soddisfatto. Devo ringraziare la società, perché quello che ci eravamo prefigurati prima, diciamo, poi è successo. Ringrazio il presidente pubblicamente, perché secondo me ha fatto degli sforzi importanti, e naturalmente non finisce tutto con l'acquisizione dei giocatori, ma ci vuole tanto altro, e quindi stiamo cercando in tutti i modi di accelerare i tempi, ma ci sono dei tempi fisiologici soprattutto per le squadre così nuove che dobbiamo per forza sicuramente attendere. Quindi dobbiamo essere ora bravi, soprattutto nelle prime settimane, a stare lì e non perdere terreno. Dobbiamo essere bravi a stare attaccati, perché poi nella seconda parte, divido il campionato in tre parti, prima, seconda e finale. Nella seconda parte dobbiamo, dove poi le squadre si assestano, dobbiamo essere lì con le altre. Prego. Buongiorno mister Carmine Troisi, Telefoggia. La mia domanda è triplice in verità. Chiedo subito intanto chi sarà indisponibile domani, a parte Nobile che è squalificato. Che effetto le ha fatto ieri quel bagno di folla, 5.000 persone per una semplice presentazione, e quali sono le insidie della partita contro il Latina? Grazie. Indisponibile Nobile, Rizzo e Papazov, perché non è arrivato ancora il transfer, che aspettiamo di ora in ora, di giorno in giorno, speriamo arrivi prima possibile, però ad oggi non può essere convocato. E la seconda era del il nostro lavoro, dove a parte quello che è, diciamo, l'aspetto economico, che poi alla fine è, lo si guarda, e come, è un lavoro di passione, di emozioni che si ricevono, quindi si prendono da altre emozioni che devi dare, e poi lo stesso effetto, perché quando riesci a dare emozioni agli altri ti emozioni tu da solo. E ieri è stato un bagno di emozioni, un fiume di emozioni per tutti. Sia per noi che anche per chi era sugli spalti, perché comunque è stato un dare e avere, e noi viviamo soprattutto di questo,
viviamo di questo, quindi dobbiamo essere bravi a trasformare queste emozioni in, tra virgolette, rabbia positiva, perché dobbiamo pensare che di questo dobbiamo viverci tutto l'anno, se non per tanti anni, e per far sì che questo accada dobbiamo dare qualcosa in più rispetto a quello che normalmente è il nostro limite, quindi dobbiamo alzare il nostro limite, spostarlo in avanti, quindi se ad oggi abbiamo dato 100, domani dobbiamo dare 101, e quindi bello, molto molto bello, assolutamente fantastico. Poi la terza era sulle sensazioni, le insidie che possono, ma le insidie di una squadra che ha cambiato pochissimo, che l'anno scorso si è comportata benissimo in categoria, lo stesso allenatore, tanti giocatori comunque che c'erano l'anno scorso, hanno cambiato qualcosina, ma hanno messo qualche giocatore molto interessante, tra l'altro che conosco e che so che sono giocatori che possono darci fastidio, quindi questa è l'insidia diciamo che oggi mi viene in mente di commentare. Però noi dobbiamo andare in campo per cercare di vincere tutti i costi, sapendo che incontriamo una squadra difficile, incontriamo una squadra tosta, una squadra che verrà qui e venderà cara la pelle, quindi la partita è una partita come sempre, come tutte, abbastanza difficile da affrontare. Buongiorno mister, Alessandro Tosco, Foggia Today. Io volevo fare un passo indietro sul precampionato. Il Foggia ha giocato, a parte la prima partita, tutte amichevoli con squadre di eccellenza. Le sarebbe piaciuto affrontare squadre di pari categoria anche per testare meglio i progressi dei suoi giocatori, oppure è soddisfatto di quanto visto? No, non sono soddisfatto, perché come ho detto anche alla società, avrei preferito giocare con squadre di categoria oppure di categoria superiore, però non è stato possibile, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto e la società ha fatto. Perché ci sono delle dinamiche che non sto qui a commentare, quindi noi abbiamo difficoltà effettivamente a fare amichevoli con squadre di pari categoria o di categoria superiore. E non voglio essere io a commentare questa cosa, non mi piace. Però è normale che ci manca il confronto con avversari di pari livello, quindi anche questa può essere un'insidia. Prego. Buongiorno mister, Armando Borrelli, calciofoggia.it. Le chiedo, cosa dobbiamo aspettarci tatticamente e tecnicamente dal Foggia di Boscaglia? Si parla ovviamente di numeri 4-2-3-1, 4-3-3, l'abbiamo conosciuta anche come avversario. Ecco, come vuole presentare il suo Foggia in campo? Grazie. Lei, posso darti del tuo? Tu immagina se io dicessi o rispondessi alla tua domanda in maniera giusta, come dovrei risponderti, il vantaggio che daremmo agli avversari. Pensa se io oggi vado a vedere la conferenza stampa di Di Donato e lui mi spiega come gioca. Quindi non avrete mai da me in anticipo quello che la squadra farà l'indomani in campo. Mi dispiace. No, ma è... indipendentemente dall'allenatore che c'è stato, non è una cosa che normalmente faccio, perché è un vantaggio troppo grande rispetto a quella che sarà la partita di domani. Poi no, certo, no, mi riferivo non ovviamente relativamente solo alla partita, ti posso di rispondere, domani, guarda, ma anche di concetti magari. Il concetto è, noi vogliamo cercare di dominare. Grazie. Il gioco, vogliamo cercare di dominare il gioco, dare intensità. Questo non è un momento in cui puoi dare intensità, perché l'inizio del campionato è difficile un po' per tutti, non sei ancora in condizione, non hai fatto partite ufficiali, quindi è normale che vogliamo dominare il gioco, essere intensi, ma non lo possiamo essere per 90 minuti, è inutile nasconderlo, ma non lo possono essere nemmeno gli avversari, quindi dobbiamo essere bravi a gestire la partita dentro la quale ci saranno momenti in cui devi riposare, e devi riposare non andando dietro alla palla che hanno gli avversari, ma devi farlo quando hai la palla tu, quindi devi respirare per recuperare, e poi ci sono momenti in cui devi accelerare, capire quando è il momento, capire quando l'avversario magari sta avendo qualche difficoltà, ed è lì che dobbiamo essere bravi. Non è che io dico domani andiamo a prendere gli altri, li prendiamo a destra, li facciamo, no.
domani faremo una partita giusta, una partita che abbiamo preparato, sapendo che avremo dei momenti di difficoltà, e questi momenti di difficoltà dobbiamo essere bravi a gestirli, e non li puoi gestire sempre con la foga e con l'alta intensità, perché altrimenti non ce la facciamo. Tra l'altro, una cosa importantissima, che può essere anche un'altra insidia, è il nostro campo. Noi per la prima volta oggi vediamo il nostro campo, abbiamo lavorato a parte il ritiro sempre in un campo in erba sintetica, e domani giochiamo in un campo nostro, quindi dal punto di vista ambientale sono strasicuro che faremo la differenza, perché è così. Dal punto di vista tecnico però abbiamo qualche difficoltà, perché per noi è come se giocassimo fuori casa domani. Prego. Buongiorno mister, Nicola Saracino, Foggia Città Aperta. Io torno un po' sulla presentazione di ieri della squadra. Insomma, i tifosi hanno chiesto a gran voce la vittoria del campionato, che poi è anche un po' l'obiettivo di tutto l'ambiente. Ma i calciatori come vivono queste, tra virgolette, pressioni e sensazioni, e come la vive lei? Ma io sono venuto a Foggia sapendo quello che era il mio, diciamo, il percorso che dovevo fare qui. Ho chiesto al presidente esplicitamente, espressamente, quando mi ha contattato, quando sono venuto a parlare con lui, quello che io desideravo. E ci siamo trovati d'accordo su tantissimi punti, per non dire quasi su tutti. I giocatori sono giocatori, hanno, diciamo, la consapevolezza che quando si gioca sotto pressione, altrimenti uno va a fare un altro lavoro e va a giocare con gli amici a calcio. E lì non hai pressione, puoi perdere, vincere, alla fine vai a mangiare una pizza e siamo tutti a posto, tutti felici. Questo è il lavoro dove la pressione fa parte, è una componente fondamentale del tuo lavoro. Quindi devi essere bravo a gestirla. E vi dico anche, è bene che ci sia pressione sui giocatori, è bene che il giocatore la senta la pressione, altrimenti si va in campo magari abbastanza vuoti. Invece uno deve avere anche, tra virgolette, non dico la paura di sbagliare, ma deve avere anche capire che ci saranno momenti in cui, durante le partite, in cui è pericoloso sbagliare. Quindi noi dobbiamo avere sempre il senso del pericolo, perché ci giochiamo tanto, perché ci giochiamo 3 punti ogni domenica, quindi il senso del pericolo alza l'attenzione, alza la concentrazione. Da parte mia vi devo dire che la pressione fa parte del mio mestiere da sempre. E non voglio ricordare, abbiamo già fatto nella presentazione che ho fatto, e non voglio ritornare su quello. Credo di avere un'esperienza tale da poterla gestire tranquillissimamente, nonostante sia Foggia, nonostante sia una città comunque che ha vissuto determinate situazioni e che ha una tifoseria straordinaria. Però devo fare il mio lavoro, non mi posso far influenzare da queste cose, anche perché devo trasmettere alla squadra a, diciamo, serenità e tranquillità. Non devo mettere più pressione di quella che c'è già basta. Prego. Buongiorno mister, Tullio Imperatrice, Foggia Calciomania. Allargando un po' gli orizzonti su tutto il girone C della Lega Pro, secondo lei che tipo di campionato stiamo andando ad iniziare, e se anche lei come me ha la sensazione che sarà un campionato diverso dagli ultimi anni, dove c'è stata una squadra dominatrice sulle altre, per citare le ultime tre, Bari, Ternana e Regina? Grazie. Io credo di avere pochissimi pregi e tanti difetti. Uno dei miei difetti è quello di guardare poco in precampionato gli avversari e guardare poco quello che hanno fatto. A me interessa preparare la partita durante la settimana in cui incontriamo gli avversari, quindi vi dico la verità, conosco anche poco gli avversari. Questo lo faccio per un motivo molto semplice: non voglio costruirmi griglie mentali, e non voglio soprattutto costruirle ai giocatori. Le squadre vanno affrontate una alla volta e in base anche al momento che stanno vivendo. E noi dobbiamo affrontare, addirittura a volte non abbiamo nemmeno 2 o 3 giorni per preparare la partita, ne abbiamo solo uno, quindi immaginiamo cosa possiamo andare a preparare. E allora vanno affrontate in quel modo e in quel momento. Poi immaginate se noi incominciassimo oggi a parlare delle Potenze piuttosto che del Picerno, piuttosto che del, non voglio fare nomi che voi aspettate che io faccia perché tanto non li faccio,
piuttosto che di altre squadre, e magari dire mamma mia che sono forti, guarda cosa hanno preso. Quindi incominciare a mettere dentro la testa dei giocatori che sono così forti, che quando li andiamo a incontrare magari quello lì ci può fare questo. No, questo no. Noi siamo il Foggia e noi siamo forti e noi dobbiamo andare in campo per vincere sempre. Non sempre succederà, questo lo sappiamo, ma dobbiamo affrontare le partite per vincerle tutte. Io non so preparare una partita per pareggiarla e non so preparare nemmeno per perderla, so solo prepararla per vincere. Poi il campo, dico sempre, che sarà il giudice supremo, e la squadra che dobbiamo affrontare la dobbiamo preparare nei giorni prima rispetto alla partita che andiamo a affrontare. Non possiamo pensarci due mesi prima chi sono le squadre più forti, chi sono le squadre più... non mi interessa proprio. Non mi interessa, perché la storia dei campionati, e non solo di Serie C, ma di Serie B, di Serie A, dicono che spesso poi alla lunga ci saranno gli outsider, ci saranno le squadre che sono partite per vincere che non vincono mai. Mi ricordo, faccio degli esempi banali, il Lecce che in C doveva fare campionati strepitosi e difficilmente ha vinto dopo 5 anni, per non parlare del Benevento, ma di tante squadre che di volta in volta si sono succedute. Quindi questo è, quindi il mio modo di pensare è questo: preparare la partita nei giorni precedenti senza pensare agli altri. Noi dobbiamo pensare molto a noi stessi, e poi gli avversari si guardano settimana dopo settimana senza farci influenzare da quello che fanno e quello che non fanno. Prego.